Filippo, cambia il risultato, Filippo. Sì, il gol della Real Sociedad, l'Inter entra in campo malissimo, malissimo. C'è stato un cross dalla sinistra e un colpo di testa parato da Sommer. In tre minuti tutto questo. Poi altra azione dalla sinistra, palla in mezzo, Barrenechea prende la palla col sinistro, prende il palo pieno e l'Inter si salva. Ora segna la Real Sociedad, Bastoni porta palla, limite l'area di rigore in orizzontale, si fa attaccare da due uomini, perde palla e c'è il gol della Real Sociedad davanti alla porta da solo. Qua però chiedono un fallo ai giocatori dell'Inter. C'è un check? Sì, c'è il check, adesso vediamo, ma comunque segna Brian Mendes, però io non vedo nessun fallo. Gol di Dries Mendes, credo che verrà convalidato, però non si può commettere un errore del genere, ragazzi. Non si può. Ingenuità enorme. E no, Napoli. Non c'è fallo. Napoli vicinissimo al gol, intanto con Osimhen, Gianluca. Allora, rieccoci. Sono cominciate fortissimo le due partite, soprattutto quella di San Sebastiano, dove l'Inter ha iniziato malissimo, Filippo. Male, ma soprattutto in impostazione difensiva. Continuiamo a farci pressare al limite della nostra area di rigore, andiamo in grandissima difficoltà nel portare palla e abbiamo perso un pallone clamoroso. Adesso ne perde un altro Mkhitaryan. Sono entrati invece col sangue agli occhi, giustamente, i giocatori della Real Sociedad e noi siamo un po' imballati. Pensavamo forse di vivere i primi minuti un pochino più tranquilli, invece loro ci hanno aggredito subito, però noi abbiamo preso con molta sufficienza la cosa e l'azione di Bastoni è emblematica, anche se poi già, ripeto, ci sono state altre due azioni della Real Sociedad che avevano fatto capire che si poteva rischiare lì dietro. Attenzione che ora l'Inter al limite della rigore con una Barella, ancora una palla persa in uscita, ci aggrediscono subito lì nella nostra tre quarti e ci rubano sempre il pallone. È chiaro che noi dobbiamo prendere le misure, ma adesso dobbiamo rimontare un gol. Volevo chiedere a Filippo, non credi che abbia pagato Aslani quello che doveva pagare, soprattutto Barella poco fa? Nella mente giallo, dell'arbitro, dice. Il giallo. Ah, può darsi, sì, può darsi. Assolutamente è una cosa che ci sta. Infatti, sei d'accordo, Ezio? Volevo aggiungere alle parole di Filippo, che ha ragione, dire non è una cosa buona un fallo del genere, una ammonizione del genere, ma al sesto minuto c'era un fallo di Barella sempre a centrocampo e tutti eravamo d'accordo che anche quello sarebbe stato giallo. Se l'arbitro non avesse ammonito questo, allora sarebbe andato avanti con una certa condotta. Adesso abbiamo capito che a non ammonire Barella probabilmente ha sbagliato, se questo è il suo metro di giudizio. Tu dici se non dai quello e poi dai questo, insomma. Intanto attenzione, perché va in vantaggio il Salisburgo a Lisbona, questo è il girone dell'Inter, quindi insomma anche Benfica Salisburgo comincia con una sorpresa, girone equilibrato, che poi insomma stasera inizierà a prendere una sua fisionomia. Ti posso dire una cosa, dimmi. Federico? Io ho rivisto l'errore, perché non possiamo definirlo in un altro modo, di Bastoni, ma una bella scarpata al pallone e buttarlo avanti di 60 oggi metri. Oggi è vietato, non si può più. Perché non si può più? Perché bisogna necessariamente, obbligatoriamente, partire dal basso? Ma no, non è quello l'errore. L'Inter sta giocando così sempre e spesso arriva fino in fondo e fa gol. Il problema non è tanto tenere il pallone e non spazzarlo via, il problema è che lui porta palla da solo, non c'è nessun compagno, porta palla in orizzontale sul questo, pressing, Filippo, di tre. Ma non deve arrivare a portare la palla in orizzontale, la può dare tranquillamente ancora indietro al portiere. Cioè fa una cosa concettualmente sbagliatissima, te lo dicono anche da noi prima categoria di non fare una roba del genere, te lo insegnano quando sei ragazzino alla non farla. Scuola calcio. In più non hai compagni intorno, ma hai solo giocatori avversari. Però proprio sul primo controllo calcia l'avanti. Attenzione, scusa Ezio, c'è Dumfries sulla destra, può provare il dribbling, riesce il dribbling di Dumfries a finire in fronte, arriva il cross in mezzo, non era male, ma non c'è nessuno in area piccola, uno tra Lauti e Arnautovic su quello spazio lo doveva occupare. Ottima l'azione di Denzel Dumfries. Ora prova a ripartire la Real Sociedad, non ce la fa, fallo laterale per l'Inter che ora un pochino si è ripresa. Qua Dumfries bravissimo a dribblare il suo diretto avversario, che in questo caso era Tierney, va fino in fondo, cross nell'area piccola in orizzontale, però nessuno delle nostre punte va a occupare lo spazio sul primo palo e ha facile vita la difesa della Real Sociedad, che spazza. Sono davanti alla porta! La spara sul portiere, era fuori gioco comunque di tre metri, abbiamo questa cosa che il guardialine deve aspettare un attimo. Però il fuorigioco era abbastanza netto, lo rivediamo adesso, sì. In due, in fuorigioco, infatti Arnautovic guarda il guardialine, vede che però anche lì
Arnautovic porta palla, c'è Lautaro tutto solo alla sua sinistra, arriva attaccato al portiere, si fa chiudere lo specchio e gliela tira addosso. Cioè, metti che non era fuori gioco. Certo. Cavolo, ma... Vedi Lautaro libero, certo. Gliela dai e fai gol. Poi è fuori gioco, l'abbiamo visto tutti, però comunque sia, la palla la devi dare a Lautaro. Bravissimo Pavard, altra palla di Pavard, ne perdiamo un'altra! Attenzione! Ho perso, non si, il tiro sulla sinistra, palla fuori di molto alla sinistra di Sommer, ma c'è una deviazione, corner, Dumfries protesta, dice che non ha deviato il pallone, non ha toccato il pallone, altro pallone perso ingenuamente sul pressing da parte della Real Sociedad, poi c'è questo tiro che non mi sembra deviato da Dumfries, sinceramente, vediamo un po', da qua non si vede. Non si vede. L'arbitro ha concesso corner, il sinistro di Tierney fuori di moltissimo, la sinistra di Sommer, l'arbitro ha dato corner. Secondo me non c'era, hai ragione tu Filippo. Kubo dalla bandierina di destra col mancino, 37 di gioco, arriva al cross di Kubo in mezzo, Arnautovic di testa mette fuori, poi insegue la palla Mkhitaryan che di testa prova a far andare Aslani che va in pressing, attenzione a non fare fallo lì che si è già ammonito, c'è il retropassaggio di Mendes direttamente sui piedi di Alex Remiro. E quindi Real Sociedad, che in questi 38 minuti non ha mai subito niente dell'Inter, a parte quel cross di Dumfries, ora c'è il lancio lungo di Remiro che arriva direttamente tra i piedi di De Vrij nella sua metà campo, zona centrale. Niente, non fallo, c'è fallo però fallo. Su Aslani, calcio di punizione per l'Inter, ma non riusciamo a fare tre passaggi di fila. Difficoltà, Paolo, l'Inter, proprio sì, quando deve costruire un'azione. Devastante col Milan, non ancora, faceva addirittura 10-12 passaggi in contemporanea a centrocampo, arrivando sempre prima sulla palla. Stasera attenzione Barrencea in area di rigore a sinistra, mette giù la palla, palla sul destro, Barrencea all'indietro, il sinistro di Merino spazza l'area di rigore, Pavard, palla che si impenna, ma la prendono sempre loro, palla sulla sinistra, ancora salvata la palla da Tierney che si lamenta con l'arbitro perché l'arbitro ha fischiato un fallo e non ha dato il vantaggio alla Real Sociedad. Tierney era arrivato su un pallone che stava per uscire, l'arbitro probabilmente ha sbagliato a non provare a vedere se si concretizzava o no il vantaggio. Intanto qua rivediamo il fallo di Arnautovic, abbastanza, no, il fallo è di Dumfries, sì, che poi che fallo è questo? Ma sì, che fallo è? Comunque, vabbè. Barrichea sta facendo il bello e il cattivo tempo, no? Sì, ma tutti stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Barrichea. Cioè non riusciamo a tenere un pallone, ogni palla in verticale arrivano loro, ci anticipano, Arnautovic è fermo come un palo lì davanti, non fa un movimento, non abbiamo chi viene a prendere. Quanti giocatori avete cambiato rispetto al derby? Di Marco, Thuram, Calhanoglu, arriva il cross in mezzo di Merino, mette fuori i bastoni, la palla arriva ancora a Kubo, palla sul sinistro, la vertice dell'area di rigore, entra in area di rigore, ne ha due davanti, prova il dribbling, arriva al cross col destro, vicinissima al 2-0 la Real Sociedad, con Lenormand. Norman cross dalla destra di Kubo che trova sempre lo spazio nonostante ne abbia due davanti per crossare, e in mezzo De Vrij, ancora Arnautovic, si perde completamente l'uomo e per fortuna nostra Norman tira sopra la traversa, un facile tapin di testa, ma ancora Arnautovic sbaglia tutto. Malissimo Arnautovic, sì. Arnautovic una partita per ora assolutamente stranegativa. Ora l'Inter prova a ripartire, buona questa azione sulla sinistra, ancora con Carlos Augusto, prova ad andare via da solo, niente, viene anticipato, guadagna comunque un fallo laterale. 41 di gioco, ma anche qua non andiamo via col dialogo, cioè Carlos Augusto prende palla sulla sinistra nella sua metà campo e prova ad andare dritto da solo, ce ne ha due davanti, lo fermano. Abbiamo poco aiuto dal centrocampo, poco aiuto dall'attacco. Arnautovic mi sembra assolutamente fuori partita, anche questo errore in fase difensiva comunque fa capire che la testa va messa di più, non puoi perdere l'uomo in quella maniera lì davanti alla porta. Poi ora finisce il primo tempo. Per fortuna finisce il primo tempo, per fortuna, e finiamo per fortuna solo sull'1-0 per la Real Sociedad. Un primo tempo bruttissimo dell'Inter, un primo tempo squalificante da parte dell'Inter. La Real Sociedad ha dominato in lungo e in largo, non abbiamo praticamente mai visto la metà campo della Real Sociedad. Non è che l'Inter non ha mai tirato in porta, non abbiamo mai visto la metà campo della Real Sociedad. Ci hanno schiacciato lì, non ci hanno mai fatto ripartire, non abbiamo mai avuto un guizzo. Uno, purtroppo ci sono dei problemi di formazione, nel senso che questa formazione va cambiata. Cioè non si può pensare che con questo ritmo questa squadra possa
svoltare perché c'è l'intervallo, bisogna fare degli diversivi. Io credo che Aslani uscirà anche perché è ammonito e sappiamo anche che Simone Inzaghi sugli ammoniti ha una particolare attenzione, soprattutto se gli ammoniti in questo momento non stanno facendo bene. Primo tempo che finisce 1-0, la Real Sociedad ha avuto ancora l'occasione per segnare il 2-0, un tiro parato da Sommer di Kubo in diagonale da dentro l'area di rigore, parato da Sommer messo in calcio d'angolo da De Vrij. Poco prima c'è stato un altro tiro che ha preso la traversa piena da parte della Real Sociedad con Oriozabal, traversa piena, ma Oriozabal era in fuorigioco. Comunque poco cambia, nel senso che sono sempre lì, non ci fanno respirare, bisogna cambiare ritmo, perché sennò questa partita non la si recupera. Leggevo anche qualcosa sui social per capire i pareri della gente dopo il primo tempo, vabbè, al di là che c'è poco da capire, però effettivamente quando qualcuno faceva notare, e io sono d'accordo, che quando tu in una squadra che funziona come funzionava l'Inter fino a 3 giorni fa cambi 4-5 interpreti e fai un turnover così ampio, è difficile che poi si veda lo stesso risultato, soprattutto se gli interpreti sono giocatori come Arnautovic o Aslani, che da poco sono lì e da poco giocano, quindi non hanno tutta questa fiducia, tutta questa confidenza. Comunque, andiamo con gli up and down. Per quanto riguarda gli up, molto difficile. Mkhitaryan, l'unico che comunque lì in mezzo si danna l'anima, non ha perso palloni, li ha recuperati, ha fatto ripartire qualche azione, quindi Mkhitaryan 6. Pavard, buon debutto direi, 6 e mezzo, perché comunque in difesa se l'è cavata, ha personalità, prova a ripartire, si inserisce, quindi 6 e mezzo. E sul terzo mi viene difficile trovarne uno, metto Dumfries 6, Pavard 6 e mezzo, Mkhitaryan 6 e Dumfries 6, perché comunque lì sulla destra ha provato a fare qualcosa, è arrivato quel cross in mezzo, giusto perché comunque meno peggio degli altri. Perfetto. Per quanto riguarda invece i down, c'è l'imbarazzo della scelta, bastoni su tutti, perché il gol è tutta colpa sua, porta la palla in orizzontale in una zona di campo dove non c'è nessuno, si butta in mezzo ai due che lo pressavano, perde palla, 5. Quindi bastoni 5, Aslani malissimo, non tocca mai un pallone, quando lo tocca la passa indietro, si vede che non era la partita per farlo debuttare. Aslani 5 e Arnautovic vale lo stesso discorso, non ha preso un pallone, lui che è grande, grosso, serve per i palloni alti, sui palloni alti si è fatto sempre anticipare, non è mai staccato, ha perso pure l'uomo in difesa dove stavamo per prendere il 2-0, lui al limite dell'area piccola perde l'uomo, lo lascia andare e lo fa colpire di testa, per fortuna che quello tira la palla fuori. 5 anche Arnautovic, e sono generoso con i 3-5 che ho dato. Ecco qui, allora, bastoni Aslani, Arnautovic. Paolo, sei d'accordo? Ma sono d'accordo più che altro con il range che ha stabilito Filippo, perché è un range fra 6 e 5, in cui il mediocre è 5, non è 4, e il migliore a 6, Pavard 6 e mezzo, va bene. Sì, l'Inter mi ha deluso specialmente a centrocampo, dove è vero si sente molto l'assenza di Cianolo, però gli stessi Mkhitaryan e Barella non sono riusciti a sopperire sulle fasce del centrocampo, destra e sinistra, rispettivamente a quanto era necessario fare in interdizione. E la difesa che stiamo massacrando giustamente per l'errore di Bastoni, ma anche per altri svarioni che ha fatto difensivi, secondo me ha pagato questa carenza di interdizione. Sono d'accordissimo con i voti che ha dato Filippo, con le scelte più che altro ha dato Filippo. Ezio? Secondo me è stato perfino un po' generoso, soprattutto con Bastoni, perché ha fatto veramente un errore di un'ingenuità non da lui, non dal ragazzo che conosciamo. Quindi sì, l'insufficienza poteva anche essere più pesante. Davanti giudicare l'attacco dell'Inter mi viene difficile, perché il portiere avversario ha i guantoni puliti. E anche Lautaro si è visto poco. Pochissimo. Sì, però, per non parlare... Hai ragione, però io, vabbè, a parte la parte in fase difensiva, ma se io penso che l'Inter ha provato ad andare col lancio lungo perché cercava comunque l'attaccante alto e grosso, eccetera, e lui non ha mai neanche staccato da terra. No.
stiamo cavando, diciamo che abbiamo superato tantissime volte la possibilità di andare sotto 2-0 in qualche modo, però ora c'è bisogno di cambiare qualcosa, perché così la squadra non funziona. Lo abbiamo capito, il centrocampo lo dobbiamo saltare sempre perché Aslani nessuno gli dà la palla, lui non si propone, non abbiamo il regista. E Barella sta nervoso. E Barella è nervoso, Mkhitaryan si vede poco, non abbiamo gli inserimenti, non abbiamo gli 1-2, non abbiamo nulla. E quindi bisogna cambiare, cioè bisogna cambiare, perché così si fa una fatica del diavolo e siamo al 51esimo e non abbiamo mai superato la metà campo. Eh sì, insomma l'Inter in questo momento è in grande difficoltà. Mi segnalano dalla regia che il gol del Manchester United a Monaco lo ha segnato Højlund, che segna quindi il suo primo gol in Champions, l'ex giocatore dell'Atalanta. È ripresa anche Abraham, attenzione, Real Sociedad. Cubo, lato corto dell'area di rigore, palla sul sinistro, arriva al tiro, per fortuna nostra, tiro bruttissimo, che finisce direttamente sulle tribune, rimessa dal fondo per l'Inter. L'Inter ha provato una sortita offensiva con un 1-2, abbiamo perso palla sulla tre quarti, sono ripartiti loro, prateria per Cubo, che al limite dell'area poi abbiamo raccontato cosa fa. Però no, non va bene ragazzi, cioè qui bisogna cambiare, non possiamo aspettare troppo. Cosa stiamo aspettando? Ci stanno massacrando, non abbiamo mai superato la metà campo in un'ora, dobbiamo cambiare. Io non so cosa dire. Scusami la divagazione, ma io spero che Pioli stia vedendo la partita. Per prendere spunto dalla Real Sociedad, dici? Effettivamente. Io, se vado a riprendere le parole di Filippo su quella sbracciata che lui dice sbracciano tutti in area, e tu sai bene che non conta niente se sbracciano tutti, che il pallone fosse lontano meno ancora conta, qualche perplessità ce l'ho, cioè se fosse andato a vederla quello una manata in faccia se l'è presa. No, adesso dai. L'azione è passata, però dai, su però è involontaria completamente. Attenzione, altro cross, Bastoni spazza, incredibile ragazzi, io sto raccontando una partita in cui l'Inter gioca dalla tre quarti difensiva in giù e non riesce a fare due passaggi. E quando vedi che l'Inter rilancia, quando l'immagine si allarga, compare sempre un giocatore avversario. Sempre sul pallone. Ma, ripeto, loro. Non ce l'ho con Aslani, che considero un ottimo giocatore, ma non è la partita per lui questa, cioè... Non va bene debuttare in una partita così, secondo me, lo stiamo vedendo, era rischioso, ancora Cubo, lato corto dell'area, Cubo va a puntare Carlos Augusto, cross in mezzo, spazza De Vrij. Bisogna cambiare, sta per entrare Thuram, l'ho visto anch'io, quindi sta per cambiare Simone Inzaghi. E sta per entrare Frattese Di Marco, ok, ci siamo, squadra titolare. Tre cambi quindi, pronti per Mkhitaryan va in mezzo, vedrai che Mkhitaryan va a fare il play. Frattesi prende il posto di Mkhitaryan, Thuram Arnautovic e Di Marco Carlos Augusto. La sta facendo anche con 8 minuti d'anticipo. Rispetto, tu dici. Ma qui c'è da correre ai ripari. Attenzione, Lautaro prova in scivolata. C'è da correre ai ripari perché siamo veramente in grandissima difficoltà. Aslani non sa dove deve stare. Attenzione ancora alla Real Sociedad. C'è la scivolata di Mkhitaryan, ma ancora una volta perdiamo palla. Riparte Mendes, ora sulla sinistra. Ancora Barrenchea, attenzione. Barrenchea va a puntare l'avversario. Arriva al cross, De Vrij spizza la palla, la cicca più che altro. E regala il corner alla Real Sociedad. 53 minuti solo della squadra spagnola. Non abbiamo mai superato la metà campo. Non abbiamo mai tirato in porta. Non abbiamo mai superato la metà campo. Non abbiamo mai fatto tre passaggi di fila. Corner, poi andiamo a Braga a fare un flash con Gianluca. Prima il corner, però. Cubo dalla sinistra col mancino. Tutto pronto per il cross. Arriva il cross di Cubo, alto sul secondo palo. Un colpo di testa di Norman. Sempre lui. Palla in out. Dovrebbe essere rimesso dal fondo? O sì. È corner? No, ancora corner. Altro corner. Altro corner, ancora Cubo. Si avvicina Barrenchea, servito, attenzione che in uno contro uno contro Aslani, palla restituita ancora a Cubo che va a puntare Mkhitaryan in uno contro uno, lato corto dell'area di rigore, ancora a Cubo, prova ad andare fino in fondo, si trascina la palla fuori, rimessa al fondo per l'Inter, cambi, dai vi prego, cambi. Penso cambi, che arriveranno cambi. Adesso i tre cambi. Se avessi fatto gli up and down adesso, in questo momento, Sommer sarebbe salito sicuramente. Beh certo, Sommer per ora ha tenuto in piedi l'Inter, senza Sommer sei 2-0. Sì. Attenzione al Napoli, Gianluca. No, non è ancora successo nulla, qua i cambi non ci sono stati, si sta giocando da 6 minuti, il Napoli mi sembra abbastanza tranquillo, il fatto di aver sbloccato il punteggio nel recupero del primo tempo gli ha levato davvero la scimmia dalle spalle, utilizzando un termine caro ai appassionati di basket, e adesso il Braga però non riesce ad organizzare, sta subendo molto
sta più cercando di difendere il vantaggio, lo svantaggio di una sola lunghezza, 1-0, piuttosto che cercare il pareggio, perché sa che se si apre il Napoli può far male. Non è uscito, non riesce a recuperare questo pallone, palla dietro per il portiere protagonista del Braga, Mateus, anche adesso ha fatto un bel intervento su un colpo di testa di Anghizza. Nulla di fatto, adesso c'è il Braga in azione, seguo soltanto questa azione del Braga. Vai. Che prova con la destra l'azione, cercano Ruiz, ma è troppo isolato il centravanti spagnolo, però da una palla dentro, la mantiene in campo, il cross dentro, poi respinge Juan Jesus, molto attento, il Napoli si libera del pallone e riparte con Kvaratskhelia. 7 minuti, 1-0 Napoli, partito Kvaratskhelia, vecchi tempi, ma non riesce più come una volta ad andar via. Notavo, Filippo, che non è uscito Carlos Augusto per Di Marco, ma è uscito Bastoni. È uscito Bastoni, è entrato Di Marco, ma Di Marco va a fare il terzo di difesa e Carlos Augusto rimane sulla fascia di sinistra. Merino va a pressare Thuram, prova ad andare via, c'è la chiusura di Barella, ancora corner, comunque al di là di tutto facciamo una fatica immane, ragazzi, cioè ci stanno veramente surclassando. Comunque, l'auspicio è che Barella, dopo questo fatto positivo, espulsione o non espulsione, abbia una più serenità. Ma poi si vede proprio che, cioè, se l'uno vuole tirare un calcio, schiaccia con la pianta, sì, del piede, schiaccia, va in giù. Lui va in su col piede lontano, cioè va in su per tirarselo via dall'incastro che gli ha creato il giocatore della Real Sociedad, ma era evidente. Dopo 70 minuti l'Inter non ha fatto un tiro in porta, però. Attenzione al cross di Kubo in mezzo, oh, traversa della Real Sociedad, e noi stiamo ancora a guardare. Traversa di Merino, che si inserisce benissimo dentro l'area di rigore, va a colpire in terzo tempo questo cross di Kubo, va a anticipare Carlos Augusto, prende la parte alta della traversa. Non ce la facciamo, ragazzi, ci stanno surclassando. Gianluca, l'arbitro non lo tira fuori. 70esimo, lancio lungo di Di Marco a cercare lo scatto di Sanchez, che non è male, la mette giù bene il cileno, viene messo giù senza fallo secondo l'arbitro. Può ripartire allora ancora Merino sulla fascia, c'è la chiusura di Barella. Dobbiamo stare attenti a non cadere nel tranello di farci innervosire, perché loro stanno facendo questo, lo sappiamo che quando si ha a che fare con i baschi l'ambiente è molto caldo. Adesso loro vincono 1-0, sono fisicamente meglio, e se la mettono anche un po' sul nervosismo, noi rischiamo veramente di annullarci, quindi bisogna stare attenti a non cascarci, perché abbiamo ancora 20 minuti più un recupero che sarà abbastanza sostanzioso tra le sostituzioni e il VAR, quindi dobbiamo cercare di mantenere un po' di lucidità. Li sta togliendo un po' tutti, proprio per quello che dicevate voi, sì, Paolo, Ezio, certo, cioè mantenere la freschezza. Ma ho visto al 70esimo che faceva pressing sul portiere, su Sommer addirittura. Io un pressing così alto, costante, per 70 minuti non l'ho visto mai. L'avevo visto anch'io una buona parte della partita con Real, ma alla fine, ecco perché dicevo questo, come ben sai, sono crollati con Real. Sì, poi alla fine ha vinto il Real Madrid, bravi questi, in rimonta. Bravi questi a pressare, sì. Però l'Inter ci mette del suo. Nel frattempo ma continuiamo tanto a vedere i gol degli altri gironi, goleada dell'Arsenal sul PSV 4-0. Frattesi, va a lanciare Thuram nello spazio, Thuram entra in area di rigore, Thuram palla sul destro, la finta scivola. Ma no, è scivolato Thuram, si è fatto male? No. È scivolato Thuram, la palla di Frattesi era perfetta, brecca centrocampo di Frattesi che ruba palla, manda in verticale Thuram nello spazio, perfetto. Thuram addirittura stoppa, può provare il tiro, poi vede che c'è il difensore che lo chiude, prova a ritornare sul sinistro, l'idea era giustissima perché il difensore, che è Norman, stava già andando per le terre, perché era andato per terra, nel momento del dribbling la palla gli rimane dietro, lui va per cambiare direzione, gli scivola il piede d'appoggio e va a terra pure Thuram. Questa poteva essere un'ottima occasione per l'Inter. Molto veloce Thuram, perché è partito insieme al difensore e gli ha preso quel metro. È la prima ripartenza dell'Inter della partita. Carlos Augusto. Attenzione, gol dell'Inter, ma Filippo... Fuori gioco, annullato il gol dell'Inter. Il fallo è di Carlos Augusto. Il fallo, il fuorigioco credo sia di Carlos Augusto, vediamo, Di Marco... No, fuorigioco non c'è. Di Lautaro? Forse qui? Carlos Augusto. Forse leggermente. No, Thuram no, perché dietro la palla. Thuram no.
Vabbè, niente, peccato, era una buona ripartenza. Aspettiamo giusto la fine del check, ma credo no, fuori gioco. Recuperiamo gli spot allora, nulla di fatto. Allora, sofferenza su entrambi i campi, chiaramente però il Napoli vince, l'Inter invece perde, quindi è diversa insomma la situazione con l'Inter, Filippo, che negli ultimi minuti si è alzata, ma non riesce a trovare la giocata giusta. No, non riusciamo a trovare la giocata giusta. Tiri in porta non ce ne sono, ora c'è un fallo di mano di Sanchez, ma perché quando proviamo a dialogare comunque c'è sempre il raddoppio, c'è la squadra avversaria che triplica le marcature, diventa veramente difficile per noi. Abbiamo fatto veramente pochissimo in 85 minuti, c'è stato il gol annullato poco fa a Thuram, qua Sanchez si porta avanti la palla con la mano, difficilissimo. Adesso abbiamo 5 minuti al 90esimo più un recupero che immagino sarà cospicuo, cambi tutti fatti più il VAR che è durato tanto, e quindi c'è ancora un po' di speranza, però insomma facciamo fatica, non c'è niente da fare. Adesso vediamo Lautaro che prova a inseguire un pallone disperato a metà campo, la recupera Di Marco, la ributta avanti, buono Sanchez che controlla un buon pallone, va a cercare Dumfries sulla corsa, lato corto dell'area di rigore, Dumfries può addomesticare la palla, ora è spalle alla porta, però la dà indietro a Frattesi, buona la finta di Davide, ancora Frattesi, porta palla, protegge il pallone col fisico due o tre volte, c'è fallo ma l'arbitro fa andare avanti, ancora Carlos Augusto, intanto però si è chiusa la Real Sociedad, Barella tiene palla, poi va a cercare Carlos Augusto sulla fascia sinistra, posizione di cross, arriva il cross di Carlos Augusto in mezzo, cade Thuram, poi Sanchez in area di rigore, il destro di Lautaro, la palla arriva a Dumfries, anticipato da lei all'ultimo minuto, ancora palla alta, la recupera ancora Frattesi che prova il destro, la palla arriva a Lautaro, Martinez, al toro, 1-1, segna il toro. Cambia l'economia del girone, cambia anche soprattutto... Anche alla luce della sconfitta del Brindisi. Sì. Cosa avevamo pronosticato? Che la partita sarebbe obbligatoriamente cambiata con le sostituzioni. Sì, adesso l'Inter ci vuole anche provare, vuole provare a vincerla, c'è ancora del tempo. Ma giustamente. Certo, ci si prova, poi diciamo che se dovesse finire così andrebbe benissimo per come è andata la partita, quindi adesso siamo lì, abbiamo un po' di voglia, abbiamo un po' di fisico, quindi ci proviamo, però bisogna stare attenti anche a non subirlo. 89 di gioco, punizione per l'Inter, tre quarti di sinistra, battuta corta da Di Marco che scambia con Barella, posizione di cross per Dima, arriva il cross direttamente su Traoré, palla che finisce in fallo laterale, rimane in zona offensiva l'Inter, Di Marco va a cercarsi la palla a Lautaro, spalle alla porta, prova un colpo di tacco ma c'è la deviazione del giocatore del Real, quindi... c'è fallo laterale a favore dell'Inter, zona di attacco di sinistra, vicino alla bandierina del corner, tutto pronto per la rimessa con le mani, se ne incarica Dima, l'indietro per Sanchez, posizione di cross, arriva il cross, morbido di Sanchez, mette fuori la Real Sociedad, ancora Acerbi, stavolta anticipato con un fallo di mano, credo. Carlos Augusto perde un brutto pallone, poi lo va a recuperare molto bene, mamma mia che rischio, anche se secondo me era fallo di mano. Carlos Augusto, largo per Dumfries, attenzione a non perderla lì, bravo Dumfries a proteggere il pallone, attenzione a non perderla neanche lì, poi Barella va a cercare Sanchez, si gira Sanchez, va a cercare Frattesi in area di rigore, la deviazione decisiva da parte di Merino, corner per l'Inter dalla destra quando siamo al 90esimo, aspettiamo solo i tempi di recupero, credo che saranno 5 o 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro, c'è stato il VAR almeno per un paio di minuti più tutte le sostituzioni, 90 di gioco, corner per l'Inter dalla fascia di destra, arriva il cross, spazza la difesa della Real Sociedad, va a recuperare Barella, posizione di cross dalla destra, arriva il cross lungo sul secondo palo, troppo lungo per tutti, la palla finisce in out, rimessa allora, dal fondo. Andiamo a tirare un pochino le fila, lasciamo respirare un attimo Gianluca che ha sofferto fino a pochi secondi fa. Comincio dall'Inter, beh, insomma direi che Paolo questo pareggio per come si era messa la partita è positivo, cioè, l'Inter a lungo ha rischiato di prendere il 2-0 e probabilmente sì, sarebbe finita. Sì, senz'altro, il risultato diciamo va stretto certamente per padroni di casa, i baschi del Real Sociedad, però perché hanno dominato per 70 minuti, 75, quando l'Inter ha cambiato, ma non tanto Frattesi quanto Thuram che ha dato profondità alla squadra, mi è piaciuto molto, e ha messo anche Di Marco come terzo di difesa al posto di uno scialbo Bastoni,
diciamo che l'Inter è uscita, ha dato solidità, e non potevano correre sempre a 100 all'ora come hanno corso per 70 minuti quelli del Real Sociedad. Anche le sostituzioni sono state di valore tecnico, atletico e forse anche di caratura inferiore certamente. L'Inter paradossalmente, che a un certo punto aveva uno score di 13 tiri in porta 1, di cui 0 soltanto nella porta, si è trovato clamorosamente nella possibilità dopo il pareggio di vincere, perché si è giocato soltanto nell'area, appunto, nell'area di rigore del Real Sociedad. Diciamo che è un risultato benedetto per l'Inter, che va bene. Le italiane oggi hanno avuto un po' di fortuna, tutto sommato diciamolo, compensando la sfortuna di ieri di Lazio e Milan. Ecco. Ezio? E viene difficile aggiungere qualcosa. Io dico che l'Inter che ho visto nel primo tempo, negativa al 100%, cioè se il primo tempo finiva almeno 2-0 per gli avversari non ci sarebbe stato nulla da dire. Noi avevamo parlato, Paolo ed io, del fatto che comunque questi non potessero tenere un ritmo forsennato come quello che abbiamo visto per ben oltre un'ora, così è stato. E poi l'Inter, quando ha messo in campo la formazione titolare, è cambiato tutto. Continua a stupirmi in positivo, perché che fosse buono lo sapevo, ma non fino a questo punto. Ripeto, che fosse buono lo sapevo, ma quello che ha fatto in questo primo mese e mezzo, dicevo, l'impatto che ha avuto, sì, sì, è vero, no, ha stupito tutti, mi ci metto anch'io, insomma, è effettivamente meglio, no, dell'attesa. Anche perché sì, gioca, sì, ha segnato, ha fatto dei bei gol, questa sera ha cambiato, è stato anche lui uno di quelli che ha fatto sì che l'Inter svoltasse e non fosse quella della prima ora di gioco. Cambiano un po' i tuoi giudizi? Ma guarda, cambiano, perché comunque bisogna cercare di dare dei voti in base anche a quello che è successo alla fine. Per esempio, io Lautaro non l'avrei mai messo su, però se ti fa il gol decisivo che ti porta a casa un punto importantissimo in trasferta, e non puoi non promuoverlo, quindi Lautaro 6,5, non di più sinceramente. Il gol è importantissimo, però 6,5 non vorrei dare di più. Mi è piaciuto comunque tantissimo Thuram, che è entrato e ha fatto la differenza. 6,5 anche a Thuram, e poi Sommer, cioè dovrei mettere Frattesi, che è entrato benissimo, Di Marco, che è entrato benissimo, lo stesso Mkhitaryan, che ha giocato un'ottima partita secondo me in un momento di grande difficoltà, però metto Sommer, perché Thuram 6,5 come Lautaro, e Sommer 7,5, perché ha fatto due parate decisive che hanno salvato il risultato. Ha tenuto in piedi l'Inter. Sì, una un pochino più semplice, anche se non era facilissima, in tuffo, e l'altra il miracolo sul colpo di testa di Oyarzabal. Quindi 7,5 Sommer, che ha praticamente consegnato la possibilità all'Inter di poter portare a casa un pareggio e non una sconfitta. Per quanto riguarda i down, ce ne sono tanti. Aslani, 4,5, mi dispiace infierire, però non si è mai visto, non si è mai proposto, i compagni non lo cercavano e lui non si proponeva, non trovava la posizione, ha preso un cartellino giallo nei 60 minuti in cui è stato in campo, non abbiamo fatto tre passaggi di fila, e i tre passaggi di fila devono arrivare perché c'è il regista che fa girare la squadra. Mi dispiace tantissimo, perché secondo me è un bravo ragazzo e è un ottimo giocatore. Secondo me non era la partita giusta per partire titolare. Opinione che avevo all'inizio e che purtroppo è stata confermata dai fatti. Arnautovic, 4,5 anche lui, non ha mai visto palla, anche sui lanci lunghi, e in più si è perso l'uomo e quasi prendiamo il 2-0, quindi 4,5 Arnautovic. E il quinto è Bastoni, perché purtroppo il gol della Real Sociedad arriva da una sua ingenuità clamorosa per un giocatore così importante, campione d'Europa, che ha vinto tanto, che è uno dei difensori più forti d'Europa, non me l'aspetto da lui, quindi 5 a Bastoni. Mi pare di capire, insomma, che Inzaghi ha corretto in corsa degli errori di formazione iniziali, però Paolo, sì, forse però, troppi cambi, forse... L'aveva già detto in conferenza post-derby, che non poteva permettersi il lusso di far giocare sempre la stessa squadra. No, però magari sai cambiarne 21.
4 o 5 addirittura rispetto a, a sabato. Sì, sono con c'era nuovo in mancava, Champions, sono 4. Considerando che domenica giochi con l'Empoli, che per carità merita il massimo rispetto, quindi. Però io tra Real Sociedad e Empoli, se devo fare turnover, forse scelgo Empoli. Io sono d'accordo con i voti dati, anche se Lautaro non meritava, per fatto per il gol soltanto. È stato molto bravo a non andare in fuorigioco, peraltro, in azione del gol, a differenza di Sanchez, che forse lo stava. E credo che l'Inter abbia debba accendere un cero, perché il pareggio è stato un risultato molto fortunato, avendo essendo stata surclassata per 70 minuti e passa della, di questa partita. E comunque non darei troppe colpe a Inzaghi, che deve fare per forza dei cambi, deve fare un turbiglione alla squadra, perché non riusciamo a gestire 7 partite in 21 giorni, quante ne ha l'Inter, o addirittura 20 in Milan, 7 partite. È un campionato troppo compresso, in cui c'è, se non sbaglio, l'unico caso martedì 26 e mercoledì 27, giovedì 28 di turno infrasettimanale, è l'unico nel tutto il campionato, delle 38 domeniche credo che sia. Sì, sì. Quindi deve gestire un po' una situazione che è abbastanza complessa. Sì, l'Inter è riuscito alla fine a pareggiare, ma deve comunque valutare con attenzione che la Champions, che conosce bene per essere arrivata in finale, è una competizione che desta sorprese, come nel suo stesso girone c'è la sorpresa del Salisburgo che è andato a vincere a Lisbona col Benfica. Guarda, a tal proposito chiedo alla regia se possiamo rivedere il girone dell'Inter una volta appunto concluse le due partite, perché è un girone, Ezio, che si delinea, credo, insomma, in modo positivo, nel senso che il Benfica perde e questo fa sì che ci sia il Salisburgo a 3 punti. La prossima però è Inter-Salisburgo a San Siro, Benfica che se la vedrà con la Real Sociedad. Quindi lì, insomma, le due si tolgono punti. Se l'Inter fa il suo dovere col Salisburgo, già prende una strada, no? Anche perché l'abbiamo detto fin da subito, non è propriamente un girone impossibile per l'Inter. No, però è equilibrato. È equilibrato, però sono squadre che, e adesso non lo dico ironicamente, ma per la squadra che lo scorso anno è arrivata in finale, voglio dire, deve passare. Però la squadra che abbiamo visto questa sera contro Real Sociedad, se gioca così, è difficile che vada lontano, perché è veramente stata surclassata. Verissimo, però diamo anche atto di una cosa, Ezio, che effettivamente sia l'Inter che il Milan hanno trovato la quarta, la peggiore possibile, Newcastle e Real Sociedad. Sono squadre molto forti che possono rendere il girone molto forte. Paolo, se vuoi andare in finale non puoi considerare il girone della muerte. No, ma non puoi considerare il Real Sociedad, il girone della muerte del Milan, che lo è effettivamente un girone tremendo. È difficile, molto, molto difficile. Questo qui che è un girone complesso, perché come ma guarda che Paolo, Federico, scusa, l'Inter cosa ci ha dimostrato l'Inter lo scorso anno? Che in un girone che definivamo difficilissimo, Barcellona, Bayern, certo, è passata ed è arrivata in finale. Comunque, Ezio, prima hai detto se gioca così come ha giocato nei primi 70 minuti sarà difficile che faccia strada. Visto che lo stanno intervistando, c'è un perché parata clamorosa, rivedendo gli highlights, ha fatto quella parata sul colpo di testa dell'attaccante spagnolo da 2 metri al massimo, che lì se vai 2-0 in quel momento puoi rischiare veramente il tracollo. E quindi Filippo, io correggerei un po' la tua pagella, ma un 8 a Sommer glielo darei, ci sta. Tutto. Beh, gli ho dato 7.5, non è che gli ho dato 2. Sì. Ma ci sta. Perché lì ha salvato, secondo me, non il gol, lì ha salvato la partita. Sì, perché si va 2-0. Ma in quel momento lì, per come stava giocando una squadra e l'altra, se vai 2-0, vai sotto di brutto. Puoi veramente rischiare l'imbarcata clamorosa. No, magari non prendi l'imbarcata, ma perdi la partita. Cioè, fai 2-0, finisce la partita. Diventa difficile guarda poi che pensare di riaprirla. Anche il Milan ha un portiere importante, Paolo. Ieri paura a San Siro quando si accascia da solo, no? Problema ai flessori. Oggi ci sono stati gli esami, in realtà
hanno escluso lesioni, quindi di fatto dovrebbe saltare giusto un paio di partite. Pioli ci aveva detto subito dopo la fine della partita che effettivamente lui aveva avvertito un dolore non lo stesso dello scorso anno, molto più leggero, però zoppicava, è uscito zoppicando. Sì, è serpeggiata una forte paura a San Siro, non solo nel pubblico ma anche nello staff del Milan. L'abbiamo visto nella successiva conferenza stampa, c'era molta preoccupazione, tutti chiedevano notizie, effettivamente anche a Sette Gold ho visto che mi è stato chiesto questo, ma non avevamo chiarezza perché il riscontro diagnostico di oggi soltanto poteva dare certezza con la risonanza magnetica. Effettivamente, per fortuna non è lo stesso incidente dello scorso anno né di 2 anni fa, non è una recidiva, non è una recrudescenza di quel solito fatto, non c'è lesione, non è emersa lesione, quindi è un fatto che porterà Magnà lontano 2 partite, credo, con Verona sabato e col Cagliari nell'infrasettimanale di mercoledì, per tornare poi il 30 di settembre in anticipo con la Lazio, per essere pronto poi per il Dortmund nella seconda Paolo, partita. Ma avete un sostituto che è un fior fior di portiere? È un buon portiere, però Magnà ha qualcosa di più, specialmente sicuro, l'impostazione del gioco, è il vero regista difensivo del Milan. Sì, quindi, diciamo, io ti dico però, vatti a vedere la parata di Sportiello su un tiro centrale, altro, ma fortissimo. Tiro di Longstaff, sì. Che lì il Milan. L'unico tiro in porta. L'unico tiro in porta, ma puoi prendere gol. 94esimo sarebbe stato. E fai la figura, oltre che proprio essere, certo, ma a zero punti. Sono molto, quindi, più tranquillo dello scorso anno in cui avevo Tatarusano in porta e non ero sicuro per niente delle forze del giocatore, perché mi sembrava molto ormai cotto, diciamo, come calciatore, come portiere, insicuro soprattutto, non solo per le gaffe che faceva, ma anche e soprattutto per la tipologia di come gestiva anche la difesa. Magnan è fondamentale ed è importante che ci sia. Per Loftus-Cheek invece si pensava solo a crampi e penso che oggi sia stato confermato. C'è un affaticamento, Musa è entrato bene, forse è una delle poche. Forse il migliore dei cambi. Sì, il migliore dei cambi ieri, e quindi lo proverei anche. Lo proverei anche ovviamente in campo già col Verona soprattutto. E a proposito di cambi, qui mi rivolgo a Filippo, arrivano le dichiarazioni di Simone Inzaghi, lui insomma gli viene chiesto il perché di tutto questo turnover e lui ha risposto: ho bisogno di tutti giocando così tanto, quindi credo che lo rifarà o magari lo rifarà con meno uomini. Allora io credo che nel momento in cui Klassen avrà capito più o meno gli schemi dell'Inter, credo ci vorrà poco, credo che se dovesse succedere un'altra roba tipo quella di oggi con Çalhanoğlu fuori, credo che il play sarà Klassen, questo è quello che credo io, e non Aslani. Poi magari in Inter Verona gioca Aslani, non lo so, però credo che sarà così, lo credo dall'inizio. Infatti mi sono stupito molto che oggi Inzaghi abbia deciso di schierare Aslani titolare, considerando lo storico con Aslani, nel senso che è un anno che non gioca, anche quando c'era da fare il mediano entrava Gagliardini, lui non giocava mai, quindi mi ha sorpreso. È vero che ha bisogno di tutti, è vero anche che tutti devono giocare prima o poi, avrei pensato magari a un turnover simile contro l'Empoli, non oggi, però Marotta e Ausilio hanno costruito 2 squadre ad Inzaghi, 2 squadre di ottimo livello. Sanchez per esempio è entrato bene secondo me. Quelli che non sono abituati a questo livello, Aslani, Arnautovic eccetera, magari fanno più fatica. Mi è piaciuto invece molto Carlos Augusto non è abituato a giocare alla Champions League, giocava nel Monza, però oggi ha fatto una signora partita. Io l'avrei messo addirittura al posto di Lautaro fra i voti dati da te, giustamente è dato a Lautaro perché ha fatto il gol decisivo importante. No, ma chi avresti Carlos messo? Augusto. Ah, però è giusto quando parli di turnover, forse non da fare in questo momento, ma se l'Inter ha 2 squadre, come hai appena detto tu, se questi giocatori non li fai giocare nella prima partita contro il Real Sociedad, che con tutto il rispetto non è il Liverpool, il Bayern, eccetera, eccetera, e poi soprattutto giudichiamo così tutti quanti alla luce della prestazione di qualche giocatore, perché Arnautovic l'abbiamo detto, però se non li fai giocare adesso... No, però io l'ho detto... faccio dei video anche su YouTube, nel senso, io l'ho detto già all'inizio, cioè prima della partita, non col senno di poi, io oggi avrei fatto giocare gli 11 del derby, chiaro Çalhanoğlu non c'era, ok,
ma gli 11 del derby, che ne avevano ancora e poi erano entusiasti della vittoria. Sì. Dopo, con l'Empoli, allora magari dentro Aslani, dentro Arnautovic, magari, che con l'Empoli arrivi da 4 Filippo, vittorie di fila in campionato e è una squadra delle, che ne ha appena prese 7. Memore delle 12 sconfitte in campionato dello scorso anno. 13. Ha detto no, però aspetta, il girone qua lo devi passare, eh? Sei la squadra favorita in questo girone, devi passare il girone, vincere era importante perché poi vai a giocare col Salisburgo, e se tu ti qualifichi per gli ottavi di finale di Champions League, oltre a essere negli ottavi di finale di Champions League, hai i 50 milioni della qualificazione matematica del mondiale per club. Vedi, quindi, cosa diciamo tutti? Questo girone lo devi passare, quindi anche Inzaghi dice il girone molto probabilmente riesco a passarlo, faccio turnover anche in Champions, perché prima o poi questi dovranno giocare. Ma ci sta a fare un po' di turnover, 4/5 su 11 sono tanti. L'ho chiesto subito, ti ho detto quanti ne ha cambiati. Ma allora, per me Carlos Augusto ci sta, non ci sta, allora ripeto, parentesi, con tutto il rispetto per Aslani che considero un ottimo ragazzo e un ottimo giocatore, non ci sta Aslani lì. Lì ci sta Mkhitaryan per la partita in Champions, in trasferta, neanche a San Siro, vai a giocare in uno stadio caldissimo coi baschi, è così, sono tifoserie calde.